Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento settimanale che ci terrà compagnia per tutta l'estate. Attivate subito quindi la campanella qui in basso per non perdere nessuna delle prossime puntate di domande e risposte su Studio One. In questo appuntamento troveremo 5 risposte alle domande più frequenti che mi arrivano attraverso i social, in particolar modo dal nostro gruppo Facebook ufficiale Studio One Pro Italy, dove vi invito ad iscrivervi e dove spesso appunto troveremo le domande poste dagli utenti vecchi e nuovi. Molte delle domande provengono da coloro che approdano a Studio One da altre DAW, come ad esempio Logic, Cubase e Pro Tools, e che faticano a ritrovare il proprio workflow. Vedremo insieme come risolvere questi problemi e come affrontarli una volta per tutte. È necessaria però una premessa. Molti dei problemi spesso dipendono da una non conoscenza del sistema informatico che si sta utilizzando. Non si sa, ad esempio, quanto potente debba essere o quale sistema operativo supporta i driver delle periferiche o Studio One stesso, o a volte mancano proprio le basi di informatica che nella maggior parte dei casi risolvono a monte dei problemi che si riscontrano lungo la via. Do quindi per scontato che tutti sappiano cosa sia un computer, cosa sia la RAM, cosa sia l'hard disk e i vari tipi di bus, PCI, USB, FireWire, Thunderbolt. Come spegnere le funzioni non essenziali del proprio sistema operativo, come gestire le installazioni su un sistema dedicato all'audio recording. Nel canale trovate un video su come ottimizzare Windows per l'audio recording. Do per scontato inoltre che non vi siano installati antivirus, firewall, plugin e applicazioni craccate che, come abbiamo visto già in un altro video, tendono ad installare software nascosti che rallentano il sistema operativo facendogli fare altro. Visto che sia Studio One sia i plugin di terze parti gratuiti riescono a sopperire ad ogni esigenza che possa presentarsi nel 2022, è fondamentale saper gestire la macchina che stiamo guidando. E proprio come un'automobile non è fondamentale saper fare il meccanico, ma imparare il manuale e conoscere le spie e le funzioni importanti del mezzo per prevenire ogni tipo di problema. Il computer, anche se strumento potentissimo ed efficiente, funziona bene nelle mani giuste. Dopo 6 anni di gruppo Facebook Studio One Pro Italy, posso affermare sinceramente e scientemente che il 99% dei problemi riscontrati dipendono dall'utente e non da Studio One. E questo mi rende felice, perché vuol dire che l'applicativo che gestiamo durante le fasi di beta testing supera il nostro stress test molto bene. Manca sempre più spesso la lettura dei manuali, sia della DAW sia dei plugin che vengono utilizzati, o la ricerca e la visione dei tutorial già presenti qui sul mio canale, come su quello di altri utilizzatori di Studio One, anche se in inglese. Tante volte basta Google e una ricerca semplice per argomento. In ultima analisi, spesso manca la preparazione necessaria ad affrontare l'audio recording in maniera corretta. Preparazione che comprende la conoscenza della lingua inglese e delle parole utilizzate nel nostro campo specifico, perché spesso, anzi molto spesso, non esiste una traduzione in italiano corretta dei principi o delle applicazioni tecniche di diverse funzioni. Ricordiamoci che la tecnologia si muove su quella lingua, oltre ad essere tra le più parlate al mondo, anche nei paesi non anglofoni. Di conseguenza non si trova utile spesso localizzare il software o il manuale. Un applauso va comunque fatto a MIDI Music per aver tradotto Studio One in italiano, quindi per averlo localizzato gratis. E spesso ce ne dimentichiamo. Il manuale operativo invece è stato scritto e stampato da Curci grazie a Beppe Bornaghi ed è possibile acquistarlo su Amazon o su altre piattaforme di distribuzione. Una preparazione, quella del recording audio, che dovrebbe comprendere anche quelle nozioni basic
di fisica acustica. Non è necessario conoscere le formule matematiche, ma almeno i sistemi di misurazione, la conoscenza della percezione del suono e, nei casi spesso più gravi, assenza di attrezzature secondarie come ascolti, schede adeguate, schede audio adeguate o sistemi di ripresa microfonica. Con pazienza e dedizione faccio i complimenti ai ragazzi che frequentano i miei gruppi Facebook e che in uno spirito di mutuo soccorso danno una mano ai meno intraprendenti. Li ringrazio perché era proprio quello che sognavo di vedere in un gruppo di assistenza su Studio One. Perché quando spingo REC si attiva automaticamente anche il monitor? Questo accade perché nelle preferenze è stato selezionato Monitoring Follow Record, o il monitor segue la registrazione. Basta disabilitarlo e in questo modo possiamo spingere REC senza attivare il monitoring della traccia. Come mai non appaiono i bus nella finestra di arrangiamento? Facciamo una nuova song. Quando noi normalmente andiamo nel nostro mixer e aggiungiamo un bus, appare soltanto sul mixer. Se volessimo, in questo caso, avere la traccia anche all'interno dell'arrangiamento, possiamo cliccare sul pulsante e trascinare l'automazione, verrà automaticamente aggiunto qua. Ma per farlo in maniera automatica ogni volta che noi apriamo un bus, andremo nelle preferenze, sotto Automation di Advanced, e selezioneremo Automatically Create Automation Tracks for Channels, o crea automaticamente l'automazione per le tracce o per i canali. Facciamo applica, ok, aggiungiamo un bus e, come vediamo, in questo caso viene automaticamente, anche per qualunque tipo di cosa noi aggiungiamo all'interno del mixer, creata la traccia sull'arrangiamento. Questa è una delle domande poste soprattutto da chi proviene da Cubase ed è abituato a vedere anche i bus sulle tracce di arrangiamento. Come si crea una traccia di automazione? Come abbiamo visto, è abbastanza semplice, basta cliccare sul fader per avere direttamente la manina qui in alto per l'automazione, ma questo può essere applicato anche a tutti i plugin. Prendiamo ad esempio Fat Channel e, qualora volessimo automatizzare, facciamo un esempio, il nostro frequency, quindi questa nostra funzione, clicchiamo qui all'interno, evidenziamo il low gain che vediamo qua in alto nella manina e creiamo una traccia di automazione di questo parametro. In questo modo, quando la song arriverà qui, come vediamo, viene automatizzato il parametro. Qualora volessimo creare poi anche un'altra traccia, possiamo o creare una traccia supplementare o aggiungerla a questa e quindi poi scegliere tra le due automazioni quale vedere e quale seguire durante le fasi del mix, e quindi possiamo poi scegliere e tornare sulla stessa traccia ma rimanendo all'interno delle lane. Per esploderle basta cliccare qui al lato sinistro ed vedremo sulle lane differenti le varie automazioni che abbiamo programmato. Quando lavoro su una song e ho importato ad esempio dei file esterni alla song, ovviamente rimane il collegamento della song con i file esterni. Questo comporta a volte un rallentamento, soprattutto se i file risiedono su hard disk esterni, magari collegati via USB. Quindi richiede a Studio One un accesso rapido a quel protocollo mentre sta suonando e sta gestendo i plugin. Questo potrebbe rallentare un po' la performance, ma accadrebbe su qualunque DAW. Il mio consiglio è quello di salvare all'interno del progetto, quindi della song, i file esterni collegati. Facciamo un esempio. Portiamo all'interno della nostra song un loop che possiamo prendere ad esempio da quelli di Studio One, lo duplico e lo posiziono sotto la mia song. In questo caso il loop risiede su un hard disk esterno dove ho caricato le librerie di Studio One e ho necessità o voglia di salvare il file all'interno della song. Questo mi permette due vantaggi. Il primo è, appunto, come vi dicevo, di accelerare il processing, perché così song e file risiedono sullo stesso hard disk, e anche il vantaggio di poter inviare poi la song ad un altro sound engineer o a un altro studio ed essere certi che tutti i file collegati alla song siano nella stessa cartella. Per fare questo
normalmente Studio One, quando facciamo salva, ci chiede di importare i file esterni. Do you want to copy the external files to the media folder? E noi possiamo dire sì, certo. Oppure possiamo farlo in automatico andando su Song e cliccando su copia file esterni o copy external files. In questo caso, come vediamo, ci riporta nella stessa finestra, facciamo yes. E quando poi noi andremo nel pool, oltre alle nostre tracce, troviamo anche il file che abbiamo utilizzato nell'arrangiamento. Come faccio ad archiviare le song di Studio One? Questa è un'operazione estremamente semplice su Studio One. Dovremmo innanzitutto, il mio consiglio è quello di pulire la song, quindi togliere tutti quei file che non stiamo utilizzando nell'arrangiamento per alleggerirla un po', e ovviamente togliere anche le tracce che non stiamo utilizzando all'interno dell'arrangiamento in questo momento. Andiamo quindi sotto Song e facciamo Remove Unused Files, oppure rimuovi i file non utilizzati. In questo modo viene pulita, diciamo, la song. Dopo faremo direttamente l'opzione salva in una nuova cartella o save to new folder. Questo ci permette di salvare su un hard disk esterno, ad esempio, o sul nostro hard disk interno, una song completamente nuova, con una cache rinnovata e tutto, diciamo, più organizzato e più pulito. Ci troveremo appunto nella situazione in cui la song sarà pronta per essere archiviata. Quindi all'interno della cartella troveremo il progetto di Studio One, tutti i file collegati. E ricordiamoci che la cartella export non viene considerata in questa fase di archiviazione, quindi se abbiamo fatto degli export del mix o del master, copiamoli poi manualmente in questa cartella. Dopodiché sarà semplice salvarla su un hard disk esterno o zipparla e mandarla direttamente al cliente che magari ci ha chiesto una copia del lavoro effettuato. Grazie ancora per avermi seguito, vi aspetto la settimana prossima per altri trucchi e consigli sull'uso di Studio One. Vi ricordo ancora di attivare la campanella qui in basso, di seguire anche le nuove rubriche di Audio Basic che sto pubblicando in questi mesi, e vi ricordo che saranno presto disponibili i miei corsi intensivi di ascolto critico, mix e mastering. Li troverete sempre sulla mia piattaforma www.proaudiolearning.com. Mentre la raccolta completa di tutti questi video è già presente all'interno dei corsi di Studio One Prime, Artist e Pro, fruibile quindi a chi ha già acquistato il corso, oltre ad altri video supplementari che arriveranno in questi mesi sempre in forma gratuita. Per il momento è tutto, ciao, a presto! Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!